cittadino ha sicuramente l'interesse di poter godere magari di qualche spazio in più perché non si è messo al pari, ma nello stesso tempo ha diritto di godere per i propri polmoni il massimo possibile. Quindi in un qualche modo a me sembra che l'amministrazione comunale sia stata sin troppo indulgente e abbia attuato in maniera soft l'atterraggio di questo provvedimento. Una cosa che invece, ecco, rivendichiamo è una maggiore attenzione al fatto che queste deroghe, tra virgolette, non valgano, si restringano per i mezzi pubblici, ecco, perché il primo problema è assolutamente dare il buon esempio. Da profondo liberale, da chi crede nella giustizia anche sociale, ritengo un'iniquità che ci sia questa sorta di sinecura per i mezzi dello Stato. Ecco, come dicevo prima, fa stride un po' questo modo di agire per il quale il cittadino è comunque obbligato a osservare certe cose e poi l'amministrazione pubblica se ne rende indenne. Quindi dal nostro punto di vista incalzeremo, ma davvero, sia il Comune di Genova che qualsiasi altra entità statale voglia privilegiare, tra virgolette, lo Stato nel poter inquinare, mentre il cittadino deve giustamente, profumare di aria di montagna.